Masto! Cos'è che te mi sento? Sicurezza sul lavoro, e il cappellino, la protezione. Ma che se mi dà un'orecchiana, se mi dà quello di Village People? Ah? Sembri un gay a quello dei Village People, togli sto co... Che mi fai fare le figure di merda a me? La sapete? Basta sta sicurezza, tutti fissi! Lascia perdere sta sicurezza! Masto! Pausa pranzo? Pausa pranzo! Facci pausa pranzo! E forse con la pausa pranzo! Faccio la pausa pranzo! Pausa pranzo! Che mi sono portato le mie cose qua! Ah. Che cos'è? Lo zainetto come a scuola ti ha fatto mamma! E che ti stai mangiando? La merendina! Quando... Mannaggia la miseria, mannaggia! Quando cresci? Ah? Quando devi crescere tu? Queste aiutano a crescere quando vengono in là. Aiutano a crescere. No, Masto, non mangiare quelle porcherie che fanno male. Hanno detto i più grandi nutrizionisti del mondo che mangiare quelle schifezze là accorciano la vita. Si vive di meno, Masto. La pizza con l'alice è provato. La pizza con l'alice è provato. Dice ai nutrizionisti che si facessero di cazzo. Ah? Devi dire a quelli là che si facessero di fatti loro, che ognuno si mangia quello che si vuole a casa sua. Eppure tu, fatti i fatti tuoi. Tu mangi la merendina e io mangio la pizza con l'alice al provolone. A proposito, fai presto che devi andare a comprarmi le sigarette, che mo chiudi il tabacchino, eh? Io che sono laureato devo andare a comprare le sigarette a te. Sì. A parte che fumare danneggia te e chi ti sta attorno, quindi me, non si può fumare perché questo è un locale pubblico. Non è ancora un locale pubblico, va a cattare le sigarette, devi andare a comprare le sigarette. Non te le vado a comprare. Ti accatti tu, devi andare a comprare le sigarette. Ah, ma sto, dimenticavo, scusa ti interrompo, a proposito di locali pubblici, sono passato al signor Rosso in Corso Italia, ti ricordi quel locale sì, pubblico? Sì, ricordo, hai preso i soldi. Ho preso l'assegno, mi ha dato l'assegno. Quante volte ho detto che noi l'assegno non lo possiamo prendere? La stessa cosa che avevo detto io al signor Rossi, guardate che noi gli assegni non li prendiamo, però lui mi ha detto, mia moglie sta attraversando un periodo difficile, capiteci, veniteci incontro, e mi ha fatto un assegno postdatato. Postdatato! Allora, prima di tutto, quello è ricchione, non c'è la moglie, quindi è impossibile che c'è la moglie. È gay, quindi è impossibile che c'è la moglie, uno. Secondo, postdatato a quando? A mese prossimo? No. A due mesi? No. A tre mesi? No. E quando è? A marzo 2013. Oh, ma no! A marzo 2003! No, Masto, non ti preoccupare, stai tranquillo! Tanto la fine del mondo nel 2012 non ci sta! No, sei tu che non arrivi alla fine del mondo e al 2012! Tu te ne devi andare, muoi sparì! Mo devi andare a prendere il caffè, anzi, mo ti tolgo pure la merendina e me la mangio io la merendina. No, la merendina! Ah, è bello, è buono! Partimi giù caffè! Ma sto! Infatti, adesso la svegli posso da tanto! Al 2013! Ma no!